Dunque, quello che cercherò di proporvi in quest'ora è innanzitutto un metodo per farvi poi quindi una proposta che già Giorgio vi ha anticipato. Cioè, stiamo cercando di mettere insieme proprio concretamente in termini di progettualità che possiamo portare avanti insieme un modo di vedere le cose. Già si è detto, già molto è stato fatto. In questo momento occorre davvero passare all'azione ed essere molto efficaci anche, quindi non soltanto tra di noi, ma cercando di esportare questo modello. Allora, la cornice quindi è quella di una medicina individualizzata, da prima del concepimento, come diceva Giorgio, alla tomba, dove non significa che però dobbiamo portare alla tomba le persone, ecco, il concetto è questo. La cornice è innanzitutto una condivisione di un modello patogenetico in chiave epigenetica che ci consente di mettere insieme ciò che stiamo osservando, cioè da decenni una transizione delle patologie non trasmissibili, cioè un trend di prevalenza parallelo di malattie immunomediate, disturbi del neurosviluppo e tumori con una preoccupante anticipazione in età evolutiva, diabete, obesità, quindi tutto ciò che riguarda il metabolismo. Ora è necessario concettualizzare un paradigma che metta insieme tutto questo ed è appunto un paradigma in chiave epigenetica, che da un punto di vista, diciamo, didattico possiamo anche studiare vedendo un software, quindi un pattern di geni che si accendono e si spengono e quindi sono responsabili poi di una programmazione delle cellule, dei tessuti fetali. D'altra parte sappiamo che nella realtà le cose sono estremamente complesse e anche molto più affascinanti di quello schema molto riduttivo che vi ho mostrato prima. Quindi vuol dire che soprattutto nel periodo embrio-fetale, nei primi 2 anni di vita, questo macchinario estremamente sofisticato è continuamente al lavoro. Quindi ciascuno di noi, come vi ha sempre detto Ernesto Burgio, è il risultato di un doppio cammino, quindi il lungo cammino filogenetico stabile, e invece il cammino importante di ciascuno di noi, che è il cammino ontogenetico dei 9 mesi di vita embriofetale, dove se si verifica. Da lì può originare la malattia. Quindi, in altre parole, mi sentite, Giorgio, che compaiono delle scritte? Beh, spero mi sentiate. Ora ti sentiamo, sì, ora ti sentiamo. Hai avuto qualche problema, ma ora ci sentiamo. Vai. Quindi il modello è questo: non siamo il risultato semplicemente dei nostri geni, ma in questo laboratorio che è la vita intrauterina, siamo poi il risultato di un incontro e di un dialogo continuo tra i geni e tutti i fattori ambientali nella loro accezione più ampia. Quindi, occuparci del sistema immunitario dei bambini non ha senso preso così in maniera isolata, perché in realtà tutto questo è prevenzione. Tutti questi fattori costituiscono l'esposoma, quindi l'insieme di fattori che accendono e spengono il pattern, diciamo, i geni e quindi determinano il software cellulare. Ora, l'immunologia per me è iniziata da qui, quindi dalla scuola del professor Roberto Burgio, ed è interessante notare come già qui erano l'86, Burgio scrivesse che abbiamo molte più domande che risposte, e quindi già qui la difficoltà e l'incoerenza che tante volte si percepisce quando in realtà sembra che le persone abbiano molte risposte. In realtà siano estremamente resistenti alle domande. L'immunologia è questa, quindi una rete affascinante, molto complessa, di numerosi attori che interagiscono tra di loro. Nella maggior parte dei casi, quando si parla di sistema immunitario, noi pensiamo agli aspetti di difesa.
al fatto che sia un'arma importante contro i virus. Cioè c'è sempre questa lettura un po' del contro. E il sistema immunitario, ecco, mi piace ricordare fin da ora che il sistema immunitario costruisce. Molto bello questo lavoro in cui si sottolinea come per esempio la neuroplasticità, la rete sinaptica sia il risultato delle afferenze che arrivano da tutti i sensi, anche dal sistema immunitario che viene definito il settimo senso. Quindi un sistema immunitario che costruisce. Il cervello, per esempio, non si forma normalmente se manca il sistema immunitario o se è malfunzionante. Quindi un aspetto che credo sia importante sottolineare fin da ora, cioè un significato costruttivo del sistema immunitario e non semplicemente un'arma per combattere una guerra. Allora, quando le cose non vanno come vorremmo, quando per esempio la risposta immunitaria non è efficace nel controllare un'infezione, cioè quindi nell'equilibrio tra il patogeno e l'ospite, il patogeno ha la meglio. Altre condizioni è quando la risposta immunitaria diventa autoaggressiva, cioè si rivolge contro le nostre stesse strutture, quindi si ha l'autoimmunità, oppure quando si reagisce in maniera esagerata rispetto allo stimolo di partenza, per esempio la sepsi, che è un crollo devastante di una diga in cui la parte, diciamo, principale nel danno d'organo è proprio la data dalla risposta infiammatoria. Parlare di sistema immunitario, che è questo, quindi quello che vi ho mostrato prima, non ha senso se estrapoliamo il sistema immunitario da un sistema molto più complesso. Quindi immaginiamoci allora quanto sia davvero ridicolo, direi, pensare e soffermarci soltanto su di un aspetto del sistema immunitario se abbiamo a che fare con questa complessità. Dobbiamo chiederci se stiamo parlando di sistema immunitario o di un sistema all'interno della biologia che mantenga lo stato di salute. Perché questa è la questione. Perché se la risposta è che il sistema immunitario lo mettiamo all'interno di un programma importante di mantenimento dello stato di salute, noi dobbiamo occuparci di tutto questo. C'è sicuramente una cassetta degli attrezzi, questo è un testo per chi fosse interessato molto semplice, didattico, e alcune delle slide che vi propongo sono proprio delle figure che ho fotografato da questo testo. Ovviamente vi anticipo che bisognerà poi andare oltre, quindi dati alcuni mattoni di base. Adesso farò quindi una rapida carrellata di alcuni meccanismi, alcuni noti, altri meno noti, che poi potranno essere utili per gli sviluppi futuri e poi magari, ecco, per la ripresa che faremo venerdì, faremo con Giorgio un altro incontro, approfondiremo quindi questi aspetti e quindi alcuni di questi argomenti poi verranno ripresi venerdì pomeriggio. Dunque, l'immunità la dividiamo in questi due grandi compartimenti, l'immunità innata e quella adattiva, cioè che si adatta, meglio, che si modifica e diventa sempre più specializzata in funzione dei patogeni e di ciò che viene incontrato, meglio, durante la vita. Quindi riconoscimento e comunicazione sono degli aspetti che caratterizzano un sistema immunitario ben funzionante. Già da ora vi passo quindi questo parallelismo che trovo sempre tra il sistema immunitario e il sistema nervoso, non nel riconoscimento e nella comunicazione, anche il sistema nervoso con le sue innumerevoli connessioni sinaptiche sempre in continua evoluzione ha questa caratteristica. Abbiamo quindi un primo compartimento, l'immunità innata, e poi l'immunità adattiva. Immunità innata non sono semplicemente i fagociti, le cellule dendritiche, gli NK, ma ricordiamo che anche le barriere, quindi lo stato delle barriere, quindi cute, mucose, e anche il complemento, per esempio, sono aspetti di questa prima linea di difesa, cioè l'immunità innata.
E poi un'immunità adattiva dove abbiamo poi i generali, quindi linfocita B per, con la produzione di anticorpi e i linfociti T con le loro funzioni, quelli che supportano, quindi gli helper oppure i T citotossici. Qualche parola sull'immunità innata. Intanto è molto antica, quindi tutto ciò che è molto conservato, bene, vuol dire che è importante nella filogenesi. Come dicevo, dell'immunità innata fanno parte anche le barriere naturali. La funzione è di eliminare cellule danneggiate e di procedere poi alla riparazione, quindi i processi di fibrosi, cui stiamo anche assistendo, no, in Covid, sono legati appunto a questo compartimento dell'immunità. E poi è importante perché i cosiddetti colonnelli, quindi i linfociti T e B, bene, possono funzionare, ma se dietro c'è questa prima linea funzionante. Quindi hanno funzioni di l'immunità innata, insomma, una funzione nella infiammazione, nella difesa antivirale. È una risposta quindi di default, ha un repertorio limitato di molecole, quindi circa 1000 molecole rispetto invece ai milioni del repertorio dell'immunità specifica. Le molecole importanti sono detti pump, dump, sono dei frammenti altamente conservati che consentono all'immunità innata di riconoscere i patogeni, quindi alcuni aspetti diciamo molto conservati dei patogeni o dei segnali di allarme, di sofferenza cellulare, che sono appunto i dump. I recettori dell'immunità innata si chiamano Toll-like receptors. Ora, toll in tedesco significa sorprendente, in effetti questo recettore scoperto nella drosofila è veramente sorprendente per le notevoli, le numerose e importantissime funzioni che ha. Allora, le cellule quindi come si chiamano? Fagociti, quindi neutrofili circolanti che poi quando entrano nei tessuti si trasformano in cellule attivate, sono i macrofagi. Le cellule dendritiche che sono i mediatori di questa risposta, le cellule linfoidi innate e poi i famosi NK, i natural killer. E questa è la situazione, quindi dal sacco vitellino le cellule poi entrano negli organi e dove si differenziano e nel corso della vita, anche qui dalle cellule circolanti, nel momento in cui i neutrofili entrano nel momento in cui i monociti raggiungono gli strati, i tessuti, si attivano e quindi abbiamo la funzione macrofagica come la conosciamo. Vi dicevo le cellule dendritiche e ancora altri aspetti che spesso sono trascurati riguardano quelle complicate, articolatissime reazioni tra le cellule che devono rotolare, legarsi all'endotelio e poi entrare per raggiungere gli strati sottostanti dove devono svolgere la loro funzione. Bene, le selettine, le integrine sono tutti aspetti che davvero rappresentano poi in ultima analisi una forza e danno efficacia alla risposta. Vedete come le integrine possano modificarsi e quindi modificare la loro attività per ottenere questo risultato. Dicevo, il complemento di cui non dobbiamo dimenticarci, soprattutto in questo periodo in Covid, si sente poco nominare, ma ha una funzione molto importante. Due riferimenti a due proteine che attualmente non hanno, mi ha un po' sorpreso non trovare letteratura ancora in Covid, ma sono invece due ritengo possano veramente essere degli aspetti chiave poi nelle reazioni, sono le proteine indotte dallo stress cellulare, le proteine nucleari, ecco, sono degli aspetti importanti che poi permettono di comprendere la patogenesi delle lesioni a cui stiamo assistendo. Ancora, ecco, quei toll-like receptor sono queste specie di gancetti che vedete qui, quindi molto semplici ma estremamente utili, perché tra le varie funzioni appunto sono mediatori di questi segnali di allarme del danno cellulare. Un altro
elemento importante per inquadrare la risposta innata è data dagli inflammasomi. Quindi gli inflammasomi sono questi complessi proteici molto importanti perché attivano le caspasi, quindi degli enzimi che in ultima analisi determinano la produzione di citochine attivate, come nel caso dell'interleuchina 1. Questi processi sono sempre legati anche alla trascrizione di geni, quindi l'NFKB, quindi vediamo come i collegamenti con l'epigenetica siano continui. Entriamo un po' più nello specifico per le funzioni degli NK, che sono importanti nella difesa verso virus e batteri e nella produzione, con la produzione di interferone gamma. Perché è importante l'interferone gamma? Perché è attiva, consente diciamo l'uccisione dei germi fagocitati dai macrofagi. Qui troviamo di nuovo dei meccanismi che sono importanti e che si collegano in gran parte a quello che già avete ascoltato, quindi dalla linea di contatto e di riconoscimento aspecifico a livello delle cose, vengono attivate delle reazioni, quindi delle cascate citochiniche, l'ossidasi fagocitica e in ultima analisi quindi l'attivazione di infiammazione e uccisione dei germi. Ora, tutto questo che vi ho raccontato in maniera molto sconclusionata e facendo dei riferimenti a degli aspetti che probabilmente sono molto rilevanti nella mia testa, ma si fa fatica insomma a metterli all'interno di questa complessità. Ho dovuto necessariamente selezionare alcuni aspetti della cassetta degli attrezzi per poi procedere con quello che vi dirò in seguito. Il concetto insomma è che si tratta di una rete molto complessa in cui la funzione chiave degli NK è quella di riuscire a avere dei meccanismi per stare in equilibrio, quindi devono esserci degli equilibri tra l'attivazione da parte degli NK e lo spegnimento della reazione. Questo sistema avviene attraverso le molecole del maggior complesso di istocompatibilità. Anche qui, noi siamo stati abituati a vedere il maggior complesso di istocompatibilità come un qualcosa di estremamente statico, quindi come quasi una predestinazione genetica ad avere immunità. Sicuramente ci sono delle condizioni in cui queste correlazioni ci sono importanti e quindi è bene tenerne conto. Con queste slide che ho preso in prestito dalla dottoressa Guerini di Fondazione Dognocchi, cercherò invece di sottolineare alcuni aspetti che riguardano adattamento, diciamo, di questi aspetti e per mostrarvi come l'epigenetica, anche quindi in un sistema che abbiamo sempre considerato estremamente rigido, abbia la rilevanza. Le molecole del maggior complesso di istocompatibilità sono direttamente coinvolte nella risposta immunitaria delle malattie immuni perché rappresentano, le vediamo qui, quindi la classe 1 e la classe 2, rappresentano una sorta di struttura che garantisce il riconoscimento. Senza entrare nello specifico, vorrei portare la vostra attenzione sui KIR, di cui si sente poco parlare. Sono i recettori quindi degli NK, quindi dei recettori simili alle immunoglobuline. Diciamo che possono essere considerati un po' un equivalente del TCR dei linfociti. Perché sono importanti questi KIR? Bene, sono importanti perché, per esempio, intervengono nella tolleranza
nella tolleranza materno-fetale e con dei lavori in letteratura molto rilevanti, di cui quindi è importante tenere conto. In pratica, quello che è stato evidenziato è che ci sono dei complessi KIR attivatori ligando HLA con maggiore espressione in donne che presentano, per esempio, poliabortività e autoimmunità. In questa complessa situazione, il natural killer quindi ha una fluidità nella sua funzione nel promuovere la crescita del trofoblasto e la crescita fetale. Qui corro perché erano proprio degli spunti che desideravo darvi per arrivare a questo. Ecco, vi dicevo, abbiamo sempre considerato tutto quello che riguarda l'HLA come un qualcosa di estremamente statico. In realtà i KIR rientrano in una classe di molecole che possono essere viste come una sorta di possibilità educativa degli NK, ok? Qui ciò che viene, che avviene soprattutto nelle prime fasi della vita, quindi a livello della placenta e a livello di trofoblasto, in un certo senso orienta fin dalle prime fasi della vita l'attività degli NK verso una reattività o verso una inibizione della reattività. Questo è un aspetto estremamente importante, questo aspetto educativo, e lo vediamo qui. Questo è un po' come se fosse un registro elettronico dei risultati dell'educazione dell'NK. Cioè si vede come nel tempo ci sia, a partire dall'epoca fetale, poi nelle prime epoche di vita del bambino, una accensione progressiva di alcuni geni. Perché è importante questo? Noi non potremmo avere un sistema immunitario reattivo già nel bambino, perché nasce fisiologicamente immunodepresso, perché altrimenti la sua vita non sarebbe stata consentita. Insomma, tutto questo lungo discorso per dirvi come ci siano dei processi estremamente complessi in cui una regolazione, un dialogo costante, quindi con tutto ciò che condiziona e costituisce l'esposoma, dà luogo poi a questa accensione progressiva di geni che consentono, in questo caso all'NK, al natural killer, di diventare sempre più attivo. Lasciando quindi adesso l'immunità innata, andiamo all'immunità adattiva, quindi con delle linee che conosciamo, quindi linfocita, B, il T, helper e il citotossico. Senza entrare nel merito, sono cose che conosciamo, però erano importanti per ricostruire un fil rouge rispetto a quello che mi è stato chiesto in questa relazione. Quindi il compartimento, gli organi linfoidi primari, quindi midollo osseo per il linfocita B, il timo per il linfocita T, e poi l'incontro e la collaborazione non avviene in circolo, quindi la collaborazione tra le cellule e l'incontro con i patogeni avviene all'interno degli organi linfoidi secondari. Conosciamo quindi il profilo della risposta, la risposta primaria che è, diciamo, ha una certa latenza e ha una efficacia in termini di titolo di anticorpi prodotti e di tipologia, sappiamo sono IgM inizialmente. Bene, la risposta primaria ha questo profilo, all'incontro successivo la risposta è ben diversa, più precoce e più intensa. Con questo andamento, quindi, i linfociti T naive si riducono e progressivamente aumentano i linfociti della memoria. Quindi degli aspetti fluidi che poi alla fine possiamo riportare su questo schema, che è chiaramente una banalizzazione estrema, perché dà per scontata in pratica tutta l'immunità innata.
purtroppo diciamo che è quello su cui poi si concentra quasi esclusivamente l'attenzione anche da un punto di vista terapeutico, e quindi per me era importante insomma darvi soltanto qualche spunto di una complessità che si può soltanto immaginare, ma dalla quale non possiamo prescindere poi nel momento in cui passiamo all'azione. Questa bilancia in particolare è importantissima, è bene quindi tenere presente che il sistema immunitario deve essere inteso come un sistema in rete. Va benissimo avere la cassetta degli attrezzi inizialmente, ma poi bisogna andare oltre. Altri aspetti che sottolineo l'effetto diciamo dell'epigenetica riguarda anche l'ampiezza del repertorio per quanto riguarda i linfociti T helper e anche nella maturazione in quelle mutazioni persomatiche delle immunoglobuline che saranno sempre più affini in grado quindi di legare i patogeni che verranno incontrati. Quindi anche qui un aspetto adattivo ma in senso sempre educativo, quindi un superamento diciamo di una immunologia troppo rigida che andava bene, va bene nella fase iniziale da manuale, ma in vivo è un'altra cosa. Allora, ritornando qui, allora come mettiamo su questo programma, quindi nell'arco della vita, come vediamo allora il sistema immunitario? Intanto bisogna partire allora dal principio. Il principio significa che ci sono degli aspetti, in particolare l'equilibrio tra i T-helper 17 e i T-reg a partire dalla gravidanza, di importanza cruciale, con una mole incredibile di lavori che dimostrano come la poliabortività e tutta una serie di eventi, anche non soltanto nel neonato, ma anche nelle fasi successive, siano legati proprio a questa bilancia. Questo è un altro lavoro molto interessante che affronta questo tema. Gravidanza che sappiamo già da tanto tempo, perché questo è un lavoro del 2006, ma ce ne sono anche di molto più datati, in cui l'ipossia e lo stress ossidativo hanno una rilevanza nel fetal programming. Allora dobbiamo, come diceva Giorgio, necessariamente mettere insieme tutte queste cose. Questo albero della vita non dobbiamo lasciarlo completamente in mano alla donna che deve portare quindi da subito un carico. Noi queste cose le conosciamo da tempo e allora è davvero necessario potenziare questi aspetti di prevenzione primaria avendo appunto questi obiettivi. Cioè il disturbo di questa bilancia non è a costo zero, bilancia che va insieme a degli aspetti metabolici, in particolare legati allo stress ossidativo, e quindi le cose vanno necessariamente insieme. Altri spunti, che cosa sappiamo? Dobbiamo mettere insieme anche quello che abbiamo capito negli ultimi anni rispetto al fatto che siamo degli olobionti, no? Quindi perché siamo degli olobionti? Perché abbiamo un ologenoma, il nostro genoma, quindi i nostri 23.000 geni sono una nullità rispetto alla popolazione che abita in noi. Noi dobbiamo veramente chiederci chi ospiti chi. E tutto ciò che sappiamo di questo collegamento bidirezionale tra l'intestino e il sistema nervoso centrale e periferico non può essere tenuto a parte, perché se metà del sistema immunitario sta a livello intestinale, necessariamente parlare di sistema immunitario, ebbene, ci porta su questo equilibrio con un microbiota che non è l'amichevole flora intestinale, ma è un interlocutore importantissimo, addirittura il conduttore d'orchestra di questo equilibrio. Conduttore d'orchestra che trova proprio una funzione nello shaping iniziale della risposta immunitaria nell'equilibrio tra i reg e
TLP 17, quello che dicevamo prima. Quindi c'è una coerenza e diciamo che tutto torna. C'è una letteratura molto ricca di tutta una serie di condizioni, e sono quindi le malattie metaboliche, immunoallergiche, i disturbi del neurosviluppo, il cancro, correlate a delle condizioni di biosi. Guardate, sono le stesse che abbiamo detto prima, quindi anche qui troviamo una coerenza nel discorso che stiamo facendo. Vuol dire che il microbiota è davvero un aspetto fondamentale nel parlare di sistema immunitario. Non possiamo parlare soltanto di anticorpi, il sistema immunitario non è soltanto rappresentato da anticorpi specifici. Oltre a numerosissimi meccanismi, vi riporto questo lavoro che mostra anche graficamente molto bene come il microbiota abbia anche delle azioni sul sistema nervoso con dei meccanismi epigenetici che sono stati dimostrati. Allora, se è così importante, vuol dire che tutti questi fattori, quindi la modalità del parto, l'alimentazione, la somministrazione di antibiotici precoce, per esempio per un tampone vaginale positivo, ebbene sono le caratteristiche del microbiota materno, in particolare del microbiota del cavo orale, si è visto, bene, sono degli aspetti molto importanti. E in questo quindi la collaborazione, come diceva Giorgio, con i ginecologi sarà fondamentale. Sono contenta, c'è un'amica, Luisa Di Luzio, che ci ascolta, quindi sentiremo parlare Silvia, la sorella, più tardi, ma tra insomma le difficoltà di queste giornate devo dire che sono nati anche dei bellissimi rapporti con delle persone e delle idee anche su come mettere a frutto tutti questi aspetti. Io mi occupo in particolare di disturbi del neurosviluppo e c'è anche Giulia Zinno che di solito ci segue, un'altra ginecologa bravissima. Bene, perché poi l'idea, appunto, Giorgio, e magari poi venerdì ne parliamo più nel dettaglio, è proprio quello di partire da questo canovaccio per poter poi convergere, magari anche iniziare a fare dei lavori, quindi delle review, delle revisioni su alcuni aspetti che hanno già molto, ma che potrebbero essere poi portati avanti da dei gruppi, no? Quindi poi vedremo come organizzare questo. Ecco, tornando all'intestino, tutto quello si è detto anche ieri molto bene, la Leakiness Syndrome, cioè il fatto di avere questo intestino colabrodo che fa passare tutto e che quindi disturba precocemente la risposta immunitaria a livello della lamina propria, ha una ricca letteratura che dimostra come questi eventi siano correlati poi a ciò che avviene a livello cerebrale. Quindi questo è uno dei meccanismi patogenetici per correlare intestino e cervello, per esempio nel disturbo di spettro autistico. Cosa succede? Questa complessità di eventi in cui, ecco, mi piace ricordare il nervo vago. Ieri si è parlato del nervo vago, quindi tutto quello che riguarda la stimolazione del nervo vago, inclusa la respirazione, ha una funzione. Ecco, non dimentichiamoci mai poi di rimettere insieme tutti quanti i pezzi. Bene, dicevo che una stimolazione delle cellule, della microglia, e quindi uno shift verso questo pattern infiammatorio M1, determina la liberazione di queste citochine infiammatorie e disturba poi la costruzione della rete sinaptica. È chiaro che più precocemente avvengono questi eventi e più rilevante sarà poi l'effetto sullo sviluppo fetale. Un esempio che poi riprenderò alla fine, ma per dimostrarvi come davvero dobbiamo superare una incoerenza di cui parlava prima Giorgio. Ora, la vitamina D ha una letteratura incredibile, ok? Sappiamo quindi che non serve semplicemente per il metabolismo calcio-fosforo. Guardate qui, da un punto di vista epigenetico, la vitamina D crea il cemento delle cellule dell'epitelio intestinale, perché determina la sintesi di queste proteine. Inoltre ha anche delle funzioni molto importanti sulla bilancia immunologica. In pratica, se abbiamo vitamina D, ecco, abituiamoci anche a concepire lo strato e la barriera intestinale non soltanto come una fila di cellule, ma poi c'è anche il muco, c'è il microbiota, è veramente un mondo la barriera intestinale.
Comunque, dicevo, se c'è vitamina D, le giunzioni tengono e c'è una stimolazione immunologica in senso regolatorio. In assenza di vitamina D, saltano le giunzioni, quindi c'è un aumento della permeabilità e una, uno shift della risposta immunitaria in senso stimolatorio. Come dicevo, un mondo che riguarda la leaky gut syndrome, e allora dobbiamo davvero dare un ordine e insomma pensare di rendere utile tutto questo e poi renderlo effettivamente fruibile per le persone. Quindi si è già parlato molto della squadra dei gialli. I gialli sono i mitocondri, e perché i mitocondri è come se fossero un comune denominatore di molti aspetti patogenetici ai quali ho accennato. Infatti la stessa macchina epigenetica fin dalle prime epoche di vita ha un costo, e chi provvede, diciamo, a far sì che tutto quanto funzioni come dovrebbe sono i mitocondri. Quindi i mitocondri intervengono dalle fasi iniziali della vita. Questo è molto bello perché, ecco, a me interessa in particolare il neurosviluppo, ma chiaramente si tratta di meccanismi che poi riguardano tutte le cellule. Ancora, i mitocondri hanno una differenza di potenziale, quindi dobbiamo davvero chiederci che cosa sia dello smartphone, del pancione delle mamme usato come tavolino, soprattutto se poi le mamme sono tranquillizzate dall'esistenza di app per fare delle ecografie durante la gravidanza, per essere più tranquille. E poi, questa a me piace tanto perché è complicatissima, ma riassume quello, tutto quello che vi ho detto. Si vede bene come il mitocondrio rappresenti un'interfaccia tra gli aspetti metabolici e il sistema immunitario. Quindi non ha senso parlare di sistema immunitario se non si pensa anche ai mitocondri. Allora, tutto questo a che cosa serve? Io oggi vi darò soltanto qualche spunto su alcuni aspetti clinici e poi invece venerdì potremo entrare un po' più nel dettaglio. Per esempio, tutto questo che si è detto deve essere tenuto in considerazione nella prevenzione in gravidanza e nei neonati fragili. Noi abbiamo sempre pensato da un punto di vista immunologico ai neonati fragili, quindi ai neonati prematuri, come persone soggette alle infezioni, ma noi qui abbiamo comunque un sistema immunitario che non è una tigre da circo che fa quello che diciamo noi, quindi dobbiamo davvero anche pensare a degli aspetti di autoreattività. Poi vi parlerò adesso brevemente del capitolo importante nella pratica pediatrica che riguarda le infezioni respiratorie ricorrenti. Altri aspetti che vedremo nel dettaglio invece venerdì, quindi l'autoinfiammazione, questo emblematica è la FAPA syndrome, cioè sindromi febbrili ricorrenti associate a faringotonsillite, e l'autoimmunità, in particolare questa malattia di Kawasaki che sembra effettivamente essere particolarmente frequente in questo, resta certamente una condizione rara, però il fatto che siano segnalati più casi rispetto allo scorso anno in questo periodo fa pensare che Covid abbia una parte. Disordini del neurosviluppo e sistema immunitario, quindi vedere il disordine del neurosviluppo secondo una prospettiva sistemica, e poi in questo anche vedere le vaccinazioni all'interno di, quindi vaccinazioni non da sole, ma all'interno di un articolato progetto di supporto della risposta immunologica del bambino. In realtà ve ne ho citate soltanto alcune, ma capite che le applicazioni sono in realtà infinite. Allora, per quanto riguarda le infezioni respiratorie ricorrenti, sono una condizione molto frequente, quindi hanno una definizione che, ecco, un bambino con più di 6 infezioni respiratorie l'anno, o comunque con più di 3 infezioni delle basse vie all'anno, quindi ci sono delle definizioni. Comunque è una condizione frequente, direi, è una delle condizioni che impegna maggiormente il pediatra di famiglia. Massima incidenza nei primi 2 anni di vita e molto spesso iniziano proprio con l'inizio della socialità, quindi con l'asilo nido.
sono solitamente di modesta gravità, tendono a risolversi spontaneamente, però rappresentano, nonostante questo, rappresentano però un motivo di carico farmacologico davvero notevole nei primi anni di vita, quindi in un momento in cui abbiamo visto c'è questa necessità di attenzione. La maggior parte è fatta da forme virali, quindi oltre l'80%, e sono interessate soprattutto le alte vie. Allora, ci sono dei fattori favorenti, quindi l'inserimento nelle comunità scolastiche, il fumo passivo, il numero dei conviventi, la stagionalità, l'inquinamento ambientale, noi pensiamo sempre soltanto a quello outdoor, ma devo dire che la maggior parte dei nidi ha un sistema di areazione veramente scadente, quindi una concentrazione di patogeni impressionante, l'allergia. E poi, ecco, deficit immunitari, che per fortuna sono condizioni molto, molto rare. Io mi sono occupata per molto tempo delle immunodeficienze primitive e il distinguere tra una ricorrenza, diciamo, con prognosi buona, quindi una situazione come quella delle infezioni respiratorie ricorrenti, rispetto invece ad un deficit immunitario grave, sottostante, congenito. Bene, questo è un aspetto molto importante, ci sono dei criteri. Quali principi di prevenzione? Innanzitutto la parte più manuale, quindi l'igiene nasale. Vi ricordo che nella posizione per il lavaggio del naso, una parte, forse il primo mese, ma poi il bambino va tenuto eretto. E gli esercizi respiratori, che vi mostro, quindi è una sorta di PEP molto artigianale, sufficiente prendere una bottiglia d'acqua e un tubo, e l'esercizio consiste nell'alternare tosse e bolle in questo modo. Quindi con la tosse si spingono le secrezioni verso il centro dell'albero bronchiale, con la espirazione contro la colonna d'acqua si spingono le secrezioni verso il centro dell'albero bronchiale, e con la tosse vengono rimosse e quindi dall'albero respiratorio passano alle vie digerenti. Quindi questi aspetti sono l'ABC. Questo perché per ridurre poi il rischio di sovrainfezione batterica e un uso spesso spropositato di antibiotici in epoca precoce. Ugualmente sconsiglio di utilizzare la terapia aerosolica con steroide quando abbiamo detto che stiamo parlando di infezioni virali che si autorisolvono, e quindi dare del cortisone in questa fase non è assolutamente coerente con la patogenesi. Un'integrazione di vitamina D, di vitamina C e di sali minerali e probiotici sono davvero l'ABC. Una convalescenza adeguata, quindi considerando che nella fase di convalescenza c'è la produzione di interleuchina 10, quindi i bambini sono immunodepressi fisiologicamente, come è giusto che sia. Se noi li rimandiamo immediatamente in comunità, hanno un'infezione sull'altra e davvero non facciamo il loro bene. In caso di persistenza, quindi nonostante siano state messe in atto queste misure, sempre faccio un supporto della funzionalità mitocondriale usando il cell food con gli schemi che sono consigliati. Ecco, il concetto è di avere un supporto, quindi è una questione culturale, se innanzitutto quella dell'attenzione al sistema immunitario. Questo lavoro è molto interessante perché dimostra come l'uso di farmaci sintomatici, quindi la soppressione della febbre, si traduca in realtà in una alta contagiosità dell'influenza. In quelle pubblicità che vediamo durante l'epidemia di influenza, in cui vengono dati dei farmaci sintomatici, e c'è quindi una riduzione, grazie al fatto che quindi se ne vanno i sintomi, le persone ritornano immediatamente a fare il loro mestiere, quindi c'è l'insegnante del nido che torna ad accudire i propri bambini, ma queste sono persone contagiose. Allora dobbiamo davvero
essere coerenti nei messaggi che diamo alle persone, ma qual è il senso di... soprattutto adesso che si sta parlando di questo aspetto dell'importanza, no? Di distinguere tra Covid e influenza, questi sono degli aspetti culturali con cui far crescere la popolazione. Vi dicevo, altro flash, il fatto di considerare per esempio l'autismo, comunque i disturbi del neurosviluppo, secondo una prospettiva sistemica in cui c'è un sistema immunitario. Questo sarà il tema che invece approfondiremo meglio durante la scuola. Vi lascio qua in chat il link di questo lavoro scritto con Ernesto Burgio quando ci hanno chiesto un parere rispetto al discorso vaccini e correlazioni con il neurosviluppo. Quindi una posizione in cui che vedrete scritta qui, che però vi riassumo, quindi la vaccinoprofilassi è uno strumento di prevenzione, non può essere visto così avulso completamente da tutto quello che si è detto, e ci sono degli aspetti che vedremo meglio venerdì su cui è importante riflettere per utilizzare bene questo strumento. Sappiamo per esempio che ci sono delle persone che non rispondono, sappiamo che esiste una sindrome da adiuvanti, quindi ci sono dei lavori in letteratura, ma che la stessa AIFA richiese tempo fa. Sappiamo che è importante personalizzare, chiederci quindi se alcune caratteristiche del tipo, per esempio l'allergia o l'obesità, possano essere elementi che ci fanno pensare ad una diversa reattività delle persone. Quindi un discorso complesso, ma che necessariamente dobbiamo mettere all'interno di questo tema. E per ultimo, quindi, proprio due parole rispetto a Covid. Pochi giorni prima, quindi il 16 di febbraio, ci trovammo con molti di voi a parlare di questi temi. E proprio a Michelangelo Giorgio, no? Dove adesso, che adesso è Covid. Sì, e proprio lì. Dimostrai quindi questo disegno che mi fece un bambino con autismo mentre spiegavo alla mamma come utilizzare il cell food. E già quindi pochi giorni prima di questo disastro parlammo dell'importanza di mettere insieme le cose. Quindi mentre parlavo di cell food e dell'importanza della respirazione, il bambino fece questo disegno bellissimo con i polmoni, quindi a sottolineare come dobbiamo davvero mettere insieme tutti i pezzi. Bene, Covid è questo. Covid non è, scusate, il coronavirus fa cadere la prima tessera, ma in realtà è il passo tra le tessere che poi crea l'effetto domino. E allora chiaramente rimaniamo tutti basiti nel momento in cui ci si concentra solo su questo e non ci si concentra su questa parte e su come annullare questo effetto a catena, e soprattutto come non ci si concentri su questo aspetto nei bambini che stanno dimostrando di essere quindi più puliti da questo punto di vista, quindi dobbiamo mantenerli tale. Allora, la risposta infiammatoria è importante, non entro nel merito, solo per ricordare come tante volte si parli solo di quella cascata citochinica e poi ecco, la parte invece sulla cascata della coagulazione sia meno considerata. In realtà adesso, avendo visto i risultati dell'eparina a bassa dose fin dall'inizio, questa cosa è stata rivalutata. Però in realtà lo sapevamo già all'inizio, tant'è vero che molti di noi fin dai primi giorni iniziarono a fare la prevenzione col cell food per mantenere e sostenere la funzione endoteliale. Quindi la proposta che il 16 di febbraio vi fece a proposito dell'autismo, in realtà a questo punto diventa una proposta, quindi un contenitore che prescinde dal discorso dai disturbi del neurosviluppo, quindi un fil rouge di mantenimento dello stato di benessere, di supporto anche in persone in terapia attraverso il sostegno della funzione mitocondriale. Ora, e quindi ho concluso, nel ricercare i dati sulla vitamina D, soprattutto a fronte del fatto che alcuni colleghi
ritengono che, essendo ancora le linee guida sulla supplementazione della vitamina D legate alle 400 unità, ebbene, non essendoci delle nuove raccomandazioni, noi dovremmo attenerci a questo. E molti di noi chiaramente non sono d'accordo, perché è vero che ancora non sono state pubblicate delle nuove linee guida, ma qui era il 2008 e già nel 2008 l'American Academy of Pediatrics diceva che c'era una valanga di dati che dimostravano il deficit di vitamina D. Ironia della sorte, nel trovare questo abbiamo Covid di fianco. Venerdì vedremo bene in quante situazioni in realtà la vitamina D possa essere di aiuto, e quindi è importante favorire l'utilizzo e questa prevenzione nei bambini, anche nella malattia di Kawasaki, vedremo perché. E allora, da quando c'è Covid noi siamo così, anche sentendo quindi le relazioni e quindi gli scambi che abbiamo in chat, attraverso i social, le mail, ci stiamo dando un grande affare, molti aspetti sono molto molto affascinanti, sembriamo veramente dei criceti sulla ruota. Ora la proposta quindi è quella di utilizzare questa energia per trovare un percorso comune, per evitare quello che purtroppo stiamo osservando, che temiamo, cioè questa comunità scientifica, perché se non riusciamo a fermare questo percorso e questo triste corteo, in realtà quello che perderemo sarà questo, perché questo è ciò che ci insegna purtroppo la storia. E perciò, senza tante parole, vi lascio un'ultima immagine come richiamo archetipico, direi, di quello che vi ho detto, cioè è arrivato il momento di scegliere da che parte stare. Quindi grazie, Giorgio.